One Podcast. Nelle puntate precedenti di Dungeons and DJ. Sono Candelora. Le ho riportato la sua nipote. Grazie. Devo andare in bagno. Porca. Io voglio che il borgomastro si palesi. Voglio capire chi è che mi sta pagando e se è uno potenzialmente pericoloso per me e per il party. Io forse un biglietto okay. per me. Un cuore. Ok. Confirmato ad Abra. Madonna. Missione, vai, siamo carichi. Ok. Nani. C'è un muro di pietra che vi impedisce l'accesso alla gola e in questo muro c'è un'enorme gigantesca, cominciamo a guardarci intorno e vedere se ci sono dei passaggi. La Rosanna si accorge che sopra ci sono delle scritte in nanico. Poggiate il palmo. Quando hai poggiato la mano, peraltro, si sono aperte 4 piccole fessure. Non succede granché. Non è che fate, non è verbo fare, ma è fate sostantivo, le fate, eccetera. Ciao, sono Francesco Lancia e se è la prima volta che ascoltate questo podcast, benvenuti. Il mio consiglio è di cominciare dalla prima puntata, che questa è la quarta, ma se proprio volete fare ribelli, allora dovete sapere che ho preso 4 celebrità che non avevano mai giocato di ruolo in vita loro, le ho messe attorno a un tavolo e mi sono lanciato nel fare il master per la loro prima partita a Dungeons & Dragons, una cosa che io non facevo dai tempi del liceo. Siamo più o meno a metà della nostra avventura e Rocco Tanica, Vittoria Cabello, Brenda Lodigiani e Matteo Curti, da un inizio giustamente un po' spaesato e confuso, stanno sempre di più entrando nel gioco. Li avevamo lasciati fuori da un portone chiuso alle prese con uno strano congegno magico e al termine della scorsa puntata avevamo chiesto anche a voi ascoltatori di provare a capire come si apriva questo maledetto portone di pietra. Intanto vi ricordo quello che sappiamo. Quando qualsiasi eroe mette la mano sulla porta, nella sua testa si sente questo suono. Fate. Attenzione. Per entrare. E intanto si aprono 4 piccole nicchie che si chiudono quando finisce il suono. A dimostrare una volta di più tutto il calore con cui avete accolto questo podcast sono arrivati tantissimi commenti. Grazie davvero di cuore. Tra quelli che ho rintracciato con l'hashtag Dungeons & DJ o sulla pagina Facebook di Dungeons & Dragons Italia, ce ne sono alcuni che mi hanno molto colpito. Come Andrea, che sostiene che i 4 eroi debbano mettere la mano sulla porta e poi guardare dentro le fessure. Ma a questo risponde Marco, che dice che se fosse lui il master, da 3 fessure su 4 partirebbero frecce a infilzare gli occhi dei malcapitati. C'è un girone dell'inferno apposta per i master così, Marco. Nathan invece propone di sussurrare ogni parola in una fessura. Buona idea, Nathan, controlla solo che il tuo master non sia Marco, sennò partono delle frecce che ti si ficcano in gola, difficili da deglutire. Gabriele suggerisce che la Rosanna debba infilarsi dentro una delle nicchie, in una specie di remake di Tesoro mi si sono ristretti gli eroi. Stefano e Roberto parlano di una divisione per sillabe delle parole, sulle quali dicono sono pronti a giocarsi tutte le loro monete d'oro. Fate 2 sillabe, attenzione 4 sillabe, per una sillaba, entrare 3 sillabe. Poi però non ci dicono cosa fare con questi numeri, quindi grazie per le vostre monete d'oro, ne faremo buon uso. Fabians scrive, se non si apre la porta, sfondo il muro. Un classico, chi di noi non lo fa quando dimentica le chiavi? In molti invece hanno puntato la loro attenzione sulla eco contenuta nel suono. Come Gianfranco, che dice che siccome per è l'unica parola che non ha l'eco, è la terza nicchia ad aprire la porta. Interessante. Elia invece sostiene che i 4 eroi devono sussurrare dentro le cavità solo le parole che hanno un eco. Fico, chissà se è giusto. Francesco invece sostiene che siccome per è l'unica parola non ripetuta dalla eco, vale come un moltiplicatore. Siccome le altre parole sono tutte ripetute 4 volte, va fatto il calcolo 4 più 4 per 4, cioè 32, per cui le nicchie decisive sono la 3 e la 2. Beh, per citare un intellettuale dei nostri tempi, chapeau Francesco. Giuseppe invece ha solo commentato con un enigmatico 86, non lo so, forse è il suo anno di nascita, non lo so. Nella smorfia napoletana è la bottega, magari c'entra qualcosa. Hanno indovinato invece Mauro, Francesco, Filippo e Benedetta che, come promesso, si aggiudicano una manticola. Bene, grazie a tutti per aver partecipato. Ma è arrivato finalmente il momento di scoprire se gli eroi hanno risolto l'enigma e come hanno fatto. Quindi buon ascolto della quarta puntata di Dungeons & DJ. Siete da qualche minuto ormai fuori da questo gigantesco portone in pietra
E ormai avete capito che quando chiunque di voi poggia la mano si aprono quattro fessure e si sente questo suono. Fate. Attenzione. Per entrare. Vabbè, sicuramente non funzionerà uno alla volta. Posso provarci solo io? No, lo so che non ha senso forse, però... A fare cosa? Mentre a mettere la mano. Proviamo, okay. Così intanto pensiamo ad altre cose. Okay. Metto la mano. Vedete Candelora che mette la mano e solo lei nella sua testa sente... Fate. Attenzione. Per entrare. Okay, niente, tanto adesso l'avete sentita dai, tutti, basta, quindi la sentirete tutti. Se... Non ha senso questa cosa qua. Andiamo a vedere i nostri incantesimi. Sicuramente. Io non ho incantesimi, non ho niente. Io sono un'acrobata pelata, con i tatuaggi in testa e anche in faccia. Innamorata di Adabra. Io non ho incantesimi. Quindi riassumo quello che succede. Quando chiunque di voi poggia una mano sulla porta... Nella sua testa sente questo suono e si aprono le quattro fessure in cui sembra contenersi. Mi ricordi la scritta che c'era sopra? Ok, tu chiedi alla Rosanna di ripeterti la scritta e lei ti dice che c'è scritto appoggiate il palmo. Tra l'altro, mentre la Rosanna guarda la scritta, si accorge che sotto c'è scritto sempre in nanico, più piccolo, un altro appoggiate il palmo. E ancora sotto un altro ancora più piccolo, appoggiate il palmo e così via per un po'. Quindi dobbiamo tutti appoggiare la cosa. Mano. Sì. Forse uno dietro l'altro. Proviamoci, non contemporaneamente, sì, ma uno, sì, poi uno, sì, poi vai. Uno. Ok, quando appoggiate la mano, nel momento in cui appoggiate la mano, si apre la fessurina e ognuno di voi nella testa sente quella frase dal momento in cui appoggiate la mano, okay. Ma è sempre la stessa frase. Ah. Fate. Attenzione. Per entrare. Ma voi ragazzi siete... Diciamo attenzione. Ok, dai, vedete lui che dice attenzione e non succede al niente. Al contrario, facciamo... Bello, ridiciamolo al contrario. Proprio, vabbè, e se invece la diciamo dritta? Vai, facciamo per entrare. Proviamoci. Ok. Forse è la parola d'ordine. Dicono, sì. Fate attenzione per entrare, dite voi, attenzione per entrare, le provate tutte le combinazioni, ma non succede niente. La sensazione che avete è che dovete ascoltare attentamente quello che vi viene detto nella vostra con testa l'eco, quando poggiate volte, la mano. Fate. Vai, riascoltiamola. Vabbè, ma l'abbiamo già sentita. Fate. 4. Attenzione. 4. Per... Ah, no! Entrare. Da capo. 4, da 4, capo, 1, sì, 1, sì, 2. sì. Esatto. E questa è la cosa... La combinazione. Com'è che è? Qual è? Hai detto? Sembra 4. Fate. Attenzione. Per... 1. Entrare. 3 4 4 1 3 1 3 e dobbiamo andare nelle nicchie che sono 4, sì. Quindi sì. Abbiamo 4 4 1 3, sì. Mettiamo 4 sassi nella prima, 4 nella seconda, 1 nella terza. No, e forse 3. È la sequenza, la quarta per due volte, la prima e la terza, sì, anche questo. Cosa beh, fate? Proviamole, cosa proviamo. Fate quello che diceva Erpe. Beh, ci sono 4 nicchie, sì. Noi c'è modo di manometterle, c'è una serratura, le guardiamo e cosa si vediamo? Si aprono e sono 4 comparti. 4 sassi. No, ma c'è il campo magnetico che poi lo sputa Hai via, ragione. Quindi bisogna... Vi ha sputato via la mano. Che test intelligenza, ragazzi. No, beh, però... Quindi 4-4-1-3. 4-4-1-3. Io sarei, se sono in un ordine, cioè sono da destra, da sinistra a destra, 4 cose, io metterei 4 sassi nella prima, 4 nella seconda, 1 nella terza. Ma proviamolo, tanto no, dai. Cioè che cazzo, okay. Abbiamo perso 45 minuti per cercare la cariola. Se non li sputa si apre. Ok, la Rosanna mette la mano sulla porta, parte il suono che ormai conosciamo bene, si aprono le 4 fessure. Vedete Morbegno che prende 4 sassi, li mette, i sassi non vengono sputati, mette altri 4 sassi, non vengono sputati, 1, 3, quando mette il terzo sasso si chiudono i compartimenti e la porta. Morbegno per la legalità è un genio e si apre Morgegno. E così, se volete, potete entrare.
Entriamo. Dopo tutto questo casino. Sbattimento, certo che entriamo. Ok, entrate, vi trovate di fronte ai resti di uno scavo archeologico, un lungo spazio aperto disseminato tra le erbacce di rovine, di colonne crollate. Ci sono ancora le sagome di alcuni edifici che evidentemente un tempo esistevano qui, ma adesso non più. Ci sono anche i resti di quello che sembra un tempio, probabilmente di qualche divinità nanica. Di fronte a voi degli scalini, un'altra porta, questa volta socchiusa, quindi è già mezza aperta, e due grandi, gigantesche, oddio gigantesche, saranno un paio di metri, due metri e mezzo, statue di nani. Tu li riconosci, sono nani delle montagne, proprio nel loro vestito tradizionale, diciamo così, vicini all'ingresso che sembrerebbe portare nel ventre della montagna. E ci sono degli scalini, come immaginate di entrare in un tempio, praticamente. Okay. E davanti ci sono colonne distrutte, capitelli per terra, forse anche qualche carcassa d'animale, insomma, sembra un posto abbandonato. Proprio immaginatevi Via dei Fori Imperiali a Roma, a parte cinghiali. Io non dovrei... Insomma, non vorrei tanto soffermarmi sulle rovine, perché noi dobbiamo andare a chiedere delle cose ai nani in carne e ossa, quindi le statue ci facciamo poco. In realtà dobbiamo dirgli una cosa, avvisarli del drago. Esatto, devono essere avvertiti della presenza di un drago bianco nella zona. Quindi, vai ad avvisarli. Se adesso siamo in mezzo alle rovine, tiriamo dritto e andiamo a cercare. Sei d'accordo, Morbegno? Sì. Che dici? Io manderei comunque davanti, non per farla per esporla ad anni, ma manderei avanti la Rosanna, che se è l'ambasciatrice più credibile fra noi, magari viene vista da qualcuno nell'ombra e riconoscono. E qualcosa ci dà magari maggiore possibilità di accesso. Sì. Durante la fase di creazione dei personaggi, il manuale del giocatore suggerisce di pensare a un background, cioè un'idea di ciò che il personaggio ha vissuto prima di partire per questa avventura. Tra le proposte suggerite dal manuale, per la sua La Rosanna, Victoria ha scelto quella del eroe popolare, ossia una figura molto nota nella sua comunità per qualche atto particolarmente valoroso. Nel suo caso, l'aver salvato gli abitanti del suo paese da una pericolosa alluvione. Questo potrebbe permettere alla Rosanna di essere riconosciuta e trattata particolarmente bene da altri nani. Cioè, procederei Perfetto. Con lei in bella vista. Mm-hmm. Come Ehi, raga, sei molto riconoscibile, sono a caso, certo. Ok, quindi la Rosanna davanti e di dietro... Tutti quanti. Immaginavo, ma in che ordine? In che ordine? Ma è abbastanza influente. Io non ho voglia di chiudere la fila. Ok, vabbè, siete una e tre dietro. Possiamo partire, esatto, come appaiati in squadrini. No, io mi vedevo in fila indiana. Come cominciate a camminare, quindi si sente sui passi, sui resti, dalla porta del tempio escono due nani piuttosto paffuti che escono, vi salutano e fanno uno dei due parla in particolare, quello che sembra un pochino più elegante, e vi fa buonasera. Buongiorno, anzi, scusate, stando dentro non capisco bene qual è l'ora del Poi guarda lei e fa... Oh! La Rosanna Butancool! Sono io! Possiamo fare una foto? Quale onore! Cosa ci fate da queste parti? Volete assaggiare un po' di succo nanico? Ma certo, sì. Anche per rifucillarci un pochino, poi è buonissimo il succo nanico. E io che sono spiritoso dico, dipende da dove è spremuto. E vedete l'altro nano che fa... Ma sei sicuro? Ma sei sicuro sia una buona idea? Ma sei sicuro? Ma ci abbiamo Rosanna Butancool! Prego, prego! I tratti caratteriali dei due nani incontrati dalla compagnia, che in gergo vengono chiamati personaggi non giocanti oppure PNG, sono di nuovo descritti dal libretto dell'avventura contenuto nel kit essenziale, ma ogni master è libero di interpretarli come vuole, e io qui ho scelto di rendere uno dei due particolarmente sensibile alla presenza di un eroe popolare come la Rosanna Butancool, nella speranza di ispirare le giocate di Victoria. Vi fanno cenno di seguirli, entrate nella porta di questo tempio così, e trovate effettivamente l'interno di un tempio. È molto buio, non si vede quasi niente. Chi ha scurovisione? La scurovisione è ciò che permette ad alcune razze del mondo di Dungeons and Dragons, come elfi, nani, gnomi, eccetera, eccetera, di vedere anche nell'oscurità.
come io? I nani, per esempio, ma non credo solo i nani, secondo me anche sì, perché sono abituato ai cunicoli. Io non posso, anche gli gnomi. Non posso fare un cazzo di niente. Voi dovete, cioè, voi vedete poco, mi sembra che anche Erpe non è che abbia tutta questa scuro visione. No, però, tu ce l'hai, guarda. Sei un elfo alto, quindi è scuro visione. Ma quindi, che scheda mi sono fatta? Quindi sei solo tu, Candelora, che rimani un po' disorientata dal buio. Sei ancora all'ingresso, quindi un po' di luce filtra. E quando entrate, vi fa prego, prego, accomodatevi. E vi portano. Appena entrati, vedete che si tengono molto rasi ai muri loro, girano un angolino ed effettivamente sembra esserci un piccolo falò, non c'è del fuoco, però un posto dove loro stanno e dove mangiano, e vi dicono prego, prego, se volete mangiare. In realtà il pasto fa abbastanza schifo, ci sono solo resti animali, una borraccia con dentro delle bevande, non è che sia. Vabbè, ma poi ragazzi, noi abbiamo mangiato, avete abbiamo fatto colazione morbegna, mi ha dato come accettato Nani. E loro fanno, ma cosa, la Rosanna, abbiamo sentito delle vostre avventure, voi avete liberato il vostro paese dall'alluvione, ancora se ne parla, ma cosa vi porta fino a qui? Gli amici di la Rosanna sono i benvenuti. Grazie, grazie. Tu continui a essere al buio, Candelora, però ok. C'è un però po' è pieno di nani. Voi ci vedete bene. Cosa vi porta qui? Allora, noi oggi siamo in missione. Perché dobbiamo avvertirvi di un pericolo reale. Noi l'abbiamo visto, ci abbiamo combattuto. A momenti ci hanno combattuto col drago. Non credo proprio, comunque va bene. Questa piccola bugia magari ci tornerà utile in seguito. A momenti ci ammazza e c'è un drago bianco nella nostra zona, cioè in questa zona, che sta sorvolando questa zona. Molto pericoloso e quindi niente, dovevamo semplicemente avvisarvi. Ve l'abbiamo detto, io andrei. Grazie. No. Grazie. Abbiamo detto. E sentite lui fa grazie. Grazie. Andiamo alla seconda missione. Possiamo dirvi fate attenzione per uscire. A saperlo vi venivamo a prendere alla porta. Se ce l'aveste detto. Comunque grazie per questo avvertimento. Staremo senz'altro attenti. E l'altro fa zitto. E lui continua, il nano continua a parlare. Il tempo di trovare tutti i tesori di questo tempio e veniamo. E l'altro si incazza proprio. Devi stare zitto, non dirgli dei tesori, poi se li tengono per loro. Grazie mille la Rosanna, vi saremo sempre grati. Grazie anche a voi, gentili avventurieri. Bene, ora che voi siete stati avvertiti di un problema e quindi potete comodamente evitarlo, anche in virtù della presenza della vostra idola la Rosanna, immagino che avrete modo di ricompensarci. Sicuramente per il nostro... saremmo felici di dividere tutti i nostri tesori con voi. Però c'è un problema, che non ne abbiamo trovati praticamente neanche uno. Voi sapete la storia di questo tempio, vero? Zitto! E se gli dici tutto, poi a noi che ci rimane? Volete saperla? Sì. Sì. Questo è un tempio che fu dedicato ad Abbator, il malvagio dio dell'avidità. E poi ogni giorno venivano fatti dei sacrifici umani e accumulati tesori in questo tempio. Poi si racconta che il malvagio dio un giorno non fu soddisfatto delle offerte fatte e quindi fece crollare il tempio e trasformò tutti i suoi sacerdoti in dei mostri terribili. E l'altro gli fa, e allora digli tutto, digli pure dove trovare i tesori. Scusate, io tendo ad avere la bocca un pochino larga. Noi non abbiamo trovato tesori perché qui è disseminato di mostri. Certo, se degli avventurieri che addirittura hanno combattuto con un drago volessero aiutarci a sconfiggere questi mostri, sapremmo essere molto riconosciuti. Però ragazzi, io non vedo niente qua. Tu non vedi? Ma veramente non vedo niente. Non vedi niente. Possiamo vedi uscire. Vedi molto insieme, poco. All'ingresso c'hai un po' di penombra, ma t'accorgi che più entrerai, meno vedrai. Però esistono le torce. Esistono allora, le torce. Che secondo non me, noi comunque già 50 monete d'oro ce le siamo portate a casa. Li abbiamo avvisati, dobbiamo andare a riscuotere. Io sono d'accordo con la Rosanna. Noi come facciamo a missione dimostrare al borgomastro portiamoci un nano sì, insieme. Sì, siamo d'accordo, sì. Se no poi arriviamo fin là. Non i rompicoglioni. Vogliamo prendere quello che fanno tu. Sì, il fan mio. A me piacerebbe. Facciamo un selfie dopo. Stiamo un po', però come si dice, evitando il confronto. Se c'è modo, senza perderci la pellaccia, di portare a casa qualcosa di prezioso, oltre alla ricompensa. Ci abbiamo la regina dei nani. Noi non è che facciamo proprio cagare. Noi possiamo fare avanti e indietro. Intanto ci garantiamo le 50 monete d'oro facendo tappa dal borgomastro. Poi
se vogliamo essere d'aiuto al popolo dei nani, possiamo Sai tornare che sono... lì. Perché voi pensate che usciamo e non ci capitano i draghi. Esatto, i demoni del canyon. No, effettivamente, madonna, io sono una banderuola al vento, però sì, effettivamente almeno... Tu sei bipolare, io sono, l'abbiamo già almeno, detto. No, io cambio di ogni 7 secondi, però almeno ci garantiamo dei tesori. Soldi. No, 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 ah. A stare lì. Ah, siamo lì. Lì, eh beh sì, perché adesso siamo a mani vuote, eh. Cioè adesso facciamo la strada, esattamente, vi arriva un'altra bestia dall'alto. Ho capito, ma anche se arriviamo a mani piene con la bestia dall'alto... Beh, però almeno, non so, abbiamo le tasche piene. Ma ragazzi, vogliamo provare poi al massimo se ci rompiamo le palle, ci togliamo e torniamo dal Borgomastro a dire che li abbiamo avvisati, sti nani? Una volta siamo che qui, iniziamo siamo un combattimento, noi diciamo, ok, abbandoniamo il combattimento. No, vabbè, certo che no, era per spronarli. Quindi no? Noi dobbiamo andare a cercare i tesori di questi nani che sono lì nei paraggi, là dove ci troviamo. Sì. Beh, e ci dareste una grossa mano. No, anche e a dire il vero, potremmo anche ricompensarvi con un paio di oggetti magici che abbiamo trovato. Sembra il minimo. Ah, beh. Dai, cominciamo a cercare. Dai. Tanto. Siete tutti d'accordo? Sì. Ok. Che orgoglio. Siamo partiti da 4 persone che non avevano mai giocato di ruolo in vita loro e interpretavano personaggi che non volevano neanche sedersi allo stesso tavolo, e adesso abbiamo 4 giocatori di ruolo che interpretano 4 personaggi pronti a gettarsi all'avventura. Potere di Dungeons & Dragons, ma la strada è ancora lunga. Voi siete entrati dalle scale di questo tempio e, come vi dicevo, i nani rasi al muro vi hanno portato subito sulla sinistra in questa piccola stanzetta, molto piccola, dove loro evidentemente vivono, mangiano, gozzovigliano. C'è un corridoio che parte in salita in alto a sinistra, bloccato da delle macerie, e loro vi dicono che stavano scavando lì. I nani vi dicono: noi stavamo scavando qui prima che arrivaste voi per cercare di scoprire cos'altro c'è, e poi sappiamo esserci il salone da quella parte, ma il salone è pericoloso perché lì ci potrebbero essere i mostri. Voi quando vi ributtate sul corridoio trovate che davanti a voi c'è l'ingresso di un grande salone in cui voi tre, tu purtroppo no, intravedete, cioè Candelora no, intravedete delle colonne al centro. Posso avere una torcia? I nani vi dicono: avete bisogno di fuoco, tutto per la Rosanna, e boom, tirano fuori, staccano una torcia dal muro e te la danno. Oh, grazie. Tu accendi la torcia? Sì. Ok, vedete lei che c'ha l'acciarino, ce l'ha nell'inventario, accende la torcia, hai una mano, hai nella mano una torcia, ok? È troppo carini, no? Mi sembra di essere tipo in Puglia. Ti offrono tutto. Ok, quindi che cosa fate? Beh, avanziamo sì. Prima con di tutto, la torcia. Eh sì, cominciamo a vedere cosa c'è intorno, se ci sono delle comunque scritte. Voi già sì, vedevate prima della torcia. Mentre vi state allontanando, i nani fanno: mi raccomando, controllate le porte segrete, noi questa stanza l'abbiamo trovata così. E vanno ma là. I nani non possono venire con noi. E il nano fa: beh, siete voi gli avventurieri, noi siamo nani minatori, facciamo un altro mestiere. E l'altro fa: ecco, bravo, stai qui, stai buono e non dargli troppo ascolto. Non possiamo chiedere al nano simpatico Nanetto di venire con noi? E magari potrebbe sedurlo. Servirci. Sì. Anche perché io sei fregna. Posso sedurre. Tu sei fregna. Ok, fammi un tiro su persuasione. Persuasione è l'abilità che permette a un personaggio di influenzare o indirizzare le scelte di un altro personaggio anche contro la sua stessa volontà. Il master ha richiesto a Victoria un tiro su persuasione, quindi, come al solito, Victoria dovrà tirare un dado a 20 facce, sommare il suo bonus relativo all'abilità riportato sulla scheda personaggio e confrontare il punteggio così ottenuto con la soglia scelta mentalmente dal master. Se sarà superiore, il tentativo di persuasione avrà successo, altrimenti no. In questo caso, la soglia stabilita dal master è piuttosto alta ed è pari a 15, a rappresentare una particolare difficoltà nel convincere il nano a rischiare la propria pelle per assecondare la volontà della sua eroina. 18! Perfetto! Quando tu chiedi al nano se viene con te, lui ti guarda e gli fa: certo che vengo con brava, voi. Brava. E l'altro gli fa: no, non deve andare, è pericoloso, lo sai. Ma l'altro è completamente perso e ti viene proprio dietro con lo sguardo sorriso, innamorato, perso completamente della sua eroina, la Rosanna Butancourt. Quindi voi partite nel tempio
e il nano è dietro di voi e cammina, c'ha questo fiato pesante. Ok, siete all'ingresso di questo salone, che cosa fate? Ci guardiamo intorno, cerchiamo le porte segrete con la torcia. Beh, noi ci vediamo come se noi ci come vedremmo anche se non ci fosse la torcia. Assolutamente, la torcia ci vedete solo... ancora di più con la torcia, aiuta lei. Voi io vado subito alla ricerca delle porte segrete, quindi mi faccio tutto il perimetro della stanza. Brava. Se siete d'accordo. Perfetto, allora il salone che vedete è un salone di una trentina, anche 40 metri quadri, quindi bello grosso, con quattro colonne centrali, e in fondo dall'altra parte rispetto a dove siete c'è un altare. Questo altare ha del sangue, sgocciola un po' questo sangue, quindi sembra sangue anche fresco. E per terra, curiosamente, sul pavimento in marmo sembrano esserci delle strisciate di un liquido giallastro che sembra quasi urina dall'aspetto. E il nano... Sono stata io. Il nano oscilla fra l'essere innamorato di te e lo spaventato dal posto dove sta per entrare. Voi siete all'ingresso di questo salone e Candelora ha cominciato ad andare sulla parete. Quale? Quella di est o quella di ovest? Est. Ok. Mentre lei cammina raso raso alle pareti, voi cosa fate? Beh, io magari la accompagno. Grazie. Giusto per non lasciarla... Grazie, però sono serena, eh? Cioè, però grazie. Sei a posto? Forse noi, Erpe, con Nano, andiamo in quella d'ovest. Guarda, dobbiamo andare a analizzare... Non necessariamente, potremmo trovare delle porte segrete. Questo lo sto lungo facendo, esatto, io dalla parte est. Allora andiamo dal lato opposto? Esatto, noi a ovest. Perfetto, allora Candelora e Morbegno, toccando le pareti, vanno verso destra, mentre Erpe e la Rosanna vanno verso sinistra. E il nano. Quando siete più o meno a metà delle due pareti... Oddio, cosa succede? Che ansia. Tensione insostenibile. Sentite. E evidentemente notate qualcosa che... è caduto dal tetto e si è schiantato sull'altare. Quello che vedete è, e lo vede anche il nano che quindi comincia a tremare, è un blob informe di colore paglierino, simile a quello dell'urina. Probabilmente era stato lui ad aver lasciato le strisciate. Vedete questa gelatina che scivola dall'altare e quando ogni volta che si muove e che cade fa questo rumore. E sembra avere vita, quindi è una gelatina che si muove, striscia, striscia lasciando una cosa gialla. Tra l'altro voi che vedete bene, vedete che dentro la gelatina ci sono pezzi di ossa, pezzi di vestiti, quello che sembra un piede umano all'interno. Quindi è un mostro. Gelatina. Esatto. E scende dall'altare e punta verso... Figurati se non viene da me. Beh, ma sarà lentissimo. Sì. Quelli a ovest, cioè... Erpe e la Rosanna e il nano. Beh, Erpe, ci abbiamo dei poteri. Stavo pensando a questo. Questo è caduto dal soffitto. Ma è possibile che sul soffitto ci sia una botola, un passaggio? È possibile. Quindi le porte magiche che noi stiamo cercando potrebbero anche essere delle botole. Sì. Quindi cerchiamole per terra anche, non soltanto lungo le pareti. Intanto per rispondere... È velenoso? Allora Vicky, fai un lancio su natura. 9 più 1. Ok, quindi 9, 1, 10. Capisci che è una cosa acida. Ne hai sentito parlare nella tua vita da eroina. Si chiama ameba paglierina ed ha una capacità di inglobare le persone e scioglierle al suo interno, divorandole e mangiandole. Quindi è un veleno. È una cosa acida e si sta avvicinando verso di voi. Ma va quanto va veloce? Non velocissima. Diciamo che voi siete due o tre volte più veloci, però resta il fatto che si sta avvicinando verso di voi. Era lontana, ho il fuoco. E sentite sempre questo rumore. Sì, sì, mi fa già schifo, mi ha fatto già schifo la prima volta. Ma io ho del fuoco in mano. Tu hai una torcia in mano, sei di qua, sei lontana. In questo momento non lo so, loro... cosa vogliamo fare? Lei sembra non avervi notato. Ho sempre paura delle fiamme. Cosa vogliamo fare? Perché o gli diamo fuoco o io lo però fuoco. Aspettate, però dove... Oppure possiamo spaventarlo con il fuoco, ma dobbiamo sapere dove, quale sarà la prossima destinazione. Cioè, possiamo provare a vedere se si spaventa. No, secondo me gli dai fuoco. Però proprio. A me poi serve la è torcia. Acido. Quindi, quindi serve funziona. Una soluzione basica. magari no, non andare vicino perché il gel poi il fuoco te lo spegne e poi non vedi più nulla. Appunto. Vado magari... a vedere se si spaventa. Esatto. Intanto noi guardiamo in giro. Vogliamo se c'è provare? Altra roba. Dai, lo faccio okay, io. Quindi vai.
tu ti avvicini al pericolo con la torcia in mano, punti la torcia, quello che ottieni è che l'ameba paglierina si gira verso di te, guarda il fuoco, quindi si alza una specie di braccio amebico, no? Una testa che ti guarda, poi si riabbassa e questa volta viene verso di te. Minchia. No, vai via da lì, mi sposto, mi puoi far spostare? Ok, nel mentre che tu cominci a spostarti, per fortuna sei ancora lontana, da dietro di voi sentite... Oh, Madonna, c'è un altro. Un'altra ameba vi ha di fatto bloccato l'uscita dal salone in cui stavate. Quindi adesso c'è un'ameba sta andando verso di voi e un'ameba che vi ha bloccato l'ingresso sta andando verso la Rosanna. Ragazzi, e verso Morbegno. Che cosa fate? Vi servono incantesimi a manetta? Sì. Sì. Beh, Erpe. Però allora Erpe è disposto a fare gli incantesimi, però prima Morbegno faceva notare che non possiamo concentrarci sull'unico nemico quando poi potrebbero essercene altri, quindi prima guardiamoci intorno. Ok, ma vedete Erpe che guarda il soffitto con la sua scurovisione ed effettivamente non vede altre amebe a parte queste due che sono cadute giù dal soffitto. Una ormai è molto vicino a Erpe e a la Rosanna e l'altra è molto vicino a Morbegno e a Candelora e il nano è ovviamente nel gruppo di la Rosanna. Stupido, è stupido tirargli il fuoco addosso, la torcia? No, lo sto chiedendo ai miei compagni di... Prima ha dimostrato di non averne paura. Capito, non prende neanche fuoco, secondo me. Vi do una brutta notizia, è il momento di combattere perché ormai vi sono arrivate troppo vicine. Quindi lo abbiamo imparato l'altra volta, tirate un dado da 20 e sommate... Destrezza, il modificatore di destrezza. Lanciamo l'iniziativa. Ma scappiamo, questo è un gel. Come abbiamo già visto, l'iniziativa indica l'ordine di turno con cui i personaggi effettuano la loro azione in combattimento. Visto che questa volta il master dovrà gestire contemporaneamente due mostri, vale la pena qui specificare che l'unico tiro di iniziativa del master varrà per entrambi i mostri, che quindi combatteranno nello stesso turno. Ok, perfetto, quindi la prima sarà Candelora, la seconda a combattere sarà la Rosanna, sì. Poi sarà Erpe, poi sarà Morbegno e infine ultima combatteranno le due amebe, ultime perché hanno fatto un brutto tiro di iniziativa. Quindi cosa fate? Comincia il combattimento. Allora, la cosa che vorrei chiederti è se l'ameba, che è di gel, quindi del tutto... È infiammabile? No, ha un occhio, ha un punto debole. No, non ha occhi, non vedete occhi. Cioè, è una cosa indistinta. Un blob informe. Quindi se tu gli spari con la balestra, se gli dai una botta col bastone, non funziona niente. No, spada corta. Ok, vado. Prendi la spada corta. Sì, le prezzi. Ok. 16, forza, ho 15 più 2. L'hai strapresa, puoi tirare i danni. 4 più 2. Ok, la scena che vi si para davanti è che Candelora colpisce con la spada la meba, la colpisce in pieno, ma... tagliata dalla spada di Candelora, si divide in due amebe, però più piccoline, ok? E vi sembrano evidentemente più piccoline, quindi l'hai presa, ma l'effetto che hai ottenuto è che l'hai tagliata in due. Arrivo ottenendo io. Due amebe. Come descritto nel manuale dell'avventura, le amebe paglierine sono ammassi gelatinosi giallastri che possono scivolare verso le crepe alla ricerca di creature da divorare. I loro enzimi digestivi dissolvono rapidamente la carne, ma non hanno alcun effetto su altre sostanze come ossa, legno o metallo. Inoltre, quando l'ameba viene attaccata con una lama, che sia una spada, un pugnale, eccetera, si divide in due amebe più piccole, la cui somma dei punti ferita è pari ai punti ferita residui dell'ameba più grande. Tocca a la Rosanna, che è da quest'altra parte, quindi non è la stessa ameba, ma stai combattendo contro l'altra ameba. Io c'ho il martellone, vado di martellone. 8 più 3. Perfetto, l'hai presa, puoi tirare i danni. 2 di 6 più 3. Vai, 1 più un altro. 4. 1 più 4, 5, più il modificatore che era 3, se non ricordo male. 3. 8 danni. Quello che voi vedete da quest'altra parte è che la Rosanna salta da una martellata alla meba, la colpisce, gliene stacca via un pezzo e la meba non si scinde. Rimane una meba sola, molto più piccola, perché un pezzo è stato schiacciato via. Tocca a Erpe. Sì, allora, io prima di fare l'incantesimo...
Vorrei capire se queste amebe sono infiammabili. Siccome ho da parte 10 torce, potrei sacrificarne una e lanciarla direttamente proprio su quella più grande. Benissimo, però in questo turno al massimo accendi la torcia, perché altrimenti l'alternativa è l'incantesimo, le blocca tutte. Tutte. Cioè, fallo. Che mentre sono bloccate magari possiamo... Fallo, no, l'altra cosa che pensavo prima, noi nel toccare queste amebe rimaniamo invischiati... Beh, queste hanno dentro pezzi di ossa, pezzi di vestiti, ossa, quindi di diciamo che... Tu non puoi convincere il nano a toccarle, vediamo che succede, tanto quello fa tutto per quello te. Quello che voglio io. Però non potrebbe esserci utile. Fai questo cazzo di incantesimo, Erpe. Perché poi il nano... Quello lì è simpatico, ce lo riportiamo. Vabbè, allora faccio... Il nano ce lo riportiamo per la ricompensa. Dai, allora faccio l'incantesimo. Va bene, Morbegno? D'accordo. Raggio di infermità. E poi gli saltiamo addosso. Ok, non devi fare niente, voi vedete. Io l'avrei spostati, presi così come sono e portati da un'altra parte. Ma non li possiamo toccare? Non è detto. Sono acidi. No, non si può sapere. Sicuramente sono acidi, dai, sicuramente non si possono toccare. Ok, voi vedete Erpe che come al solito con la sua bacchetta di sicomoro comincia a dire delle parole e a lanciare contro quale delle due... Erpe? No, tutte? Tutte. Eh no, ti piacerebbe, no? Comunque la gittata del tuo incantesimo è un... Non si trovano un nella raggio, stessa traiettoria. No, questo non avviene. Beh, quella più minacciosa. Quella più grande. Ok, sì. Perfetto. Visto che il combattimento comincia a essere complicato perché ci sono più mostri e più personaggi, per non perdersi di conto e non confondersi con le posizioni, qui mi stavo aiutando con le miniature dei personaggi, che peraltro sono bellissime, se non l'avete viste recuperate la foto sulla pagina Facebook di Dungeons & Dragons Italia, e del pongo per rappresentare le amebe, così che fosse facile dividerle ogni volta in due. Però altri master si aiutano con dei disegni, con tappi, sughero, qualsiasi cosa vi venga in mente. Insomma, di nuovo, l'unico limite è la fantasia. E in questo caso anche il budget. La colpisci? Che però non è quella vicino a me, quindi pensa ho aiutato loro due. A me può rendere. Ok, gli hai fatto abbastanza male. La cosa che ti colpisce è che gli smonti un pezzo d'ameba. L'ameba si gira verso di te perché la stai colpendo dall'altra parte e ti punta e comincia ad arrivare verso di te. Ok, quindi adesso voi avete... No, scusa, gli ho fatto l'infermità, quella, ma adesso viene contro di me. È perché tu hai lanciato dell'acido contro un'ameba che è già acida. Quindi male gli hai fatto male, ma non l'hai avvelenata come hai fatto alla manticora che era rimasta sdraiata per terra. Questa è già acida. Scopri, tuo malgrado, che acido su acido non ottiene granché, se non un po' di danni dall'incantesimo. Ecco, qui esce fuori proprio come una meba paglierina tutta la mia ruggine da master. Ero convinto che l'incantesimo raggio di infermità che Erpe ha appena usato lanciasse acido invece che, come scritto sul manuale, veleno, e che dunque l'acido dell'incantesimo sull'acido della meba avrebbe fatto sì danni ma non l'avrebbe avvelenata. Eppure la parola avvelenata e non inacidita nella descrizione dell'incantesimo avrebbe dovuto darmi un indizio. Che ci volete fare? Mea culpa. Ma da questo possiamo tuttavia trarre un'importante lezione, che anche i master sbagliano, spesso e volentieri. Comunque, a fine sessione vi autorizzo a mettermi sull'altare del tempio e a sacrificarmi al dio Abba Thor. Quindi l'ameba adesso ti punta e viene verso di te. Allora io tenterei, intanto che sono a distanza e io ho un'arma da distanza, provo a... Ottimo. A menare una di quelle tre. Perfetto, quale? Quella più vicina a uno di loro, quindi diciamo non l'ultima. Ok. Dai, cazzo, un bel tiro, vaffanculo. Tre, il cazzo. Ma vaffanculo. Ok, vedete Morbegno che prende il suo arco corto, carica la freccia alla lancia e fallisce miseramente colpendo il muro sopra alla meba e va liscio. A questo punto tocca alle amebe e la meba vi attacca. La prima meba attacca Erpe. Che mezze seghe che siamo, ragazzi. Ok, sei fortunato, vedi questo braccio che esce, prova a colpirti, a sputarti dell'acido, ma non ti coglie Erpe, però c'è da colpire la Rosanna. Aspetta che la meba prova a colpirti. La Rosanna ti ha preso. Aia, 8 danni. Una bella botta amebica. Tu quanti punti ferita hai, la Rosanna? Io ne ho 7. Oh! Sono morta. No, sei svenuta, colpita dalla ameba. Oh, per la prima volta un personaggio è arrivato a 0 punti ferita. Cosa accade in questo caso nel dettaglio lo vediamo nella prossima puntata, però quello che è appena successo è un bellissimo assist per un piccolo colpo di scena narrativo. E quello che voi vedete è che il nano, non appena la Rosanna è svenuta, fa letteralmente no!
si butta contro l'ameba che ha colpito la Rosanna e il nano viene sciolto letteralmente dall'ameba che se lo mangia. Sentite l'urlo del nano che, charmato, come si dice, innamorato di Rosanna, si è sacrificato per lei, ma viene sciolto completamente dall'ameba. La Rosanna è priva di sensi e non può combattere. Morbegno ha i tre amebe addosso e voi due invece per il momento siete relativamente liberi. Il simpatico nano purtroppo è già mezzo sciolto, senza vita, dentro l'ameba. Che cosa fate? Nella prossima puntata di Dungeons and DJ. Andiamo via. Andiamo via senza oggetti. No! Ameba, ti voglio cantare. Quella puttana! Quanto hai fatto? 5. Ma dove sono tutti gli altri nani? Io sono un'eroina, sono lì svenuta, non mi caga nessuno. Tiro salvezza contro morte fallito. Cioè, dobbiamo levarci dalle palle da qui. Morbegno, sono tutti nelle tue mani. Piscio anch'io. Piscio. Che bello, no? Sì. Questo è venuta meglio. Adesso meglio, no? Ma sì, perché non eravamo ossessionati dalle battute, cioè, cercavamo la storia. È vero. Dungeons and DJ è un podcast di e con Francesco Lancia, che poi sarei io, con la partecipazione speciale di Vittoria Cabello, Brenda Lodigiani, Rocco Tanica e Matteo Curti. Ripresa e montaggio Daniele Palmieri. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Consulenza artistica Cristian Zoltar Bellomo. Responsabile della produzione Dennis Tucchi. Una produzione One Podcast.